Lo scorpione è un segno d'acqua. Simbolicamente corrisponde alle acque sotterranee che scorrono nascoste. Anatomicamente corrisponde all'ano e ai genitali maschili. Stagionalmente corrisponde alla semina e per analogia alla capacità di risorgere anche in circostanze difficilissime. Le qualità dello scorpione sono un'intelligenza penetrante, senso dell'umorismo, coraggio stimolato dalle avversità, sfida al rischio calcolato e discrezione. I difetti sono un'onestà precaria, la tendenza ad approfittare della dabbenaggine altrui, la sensualità eccessiva e la crudeltà. Il temperamento è passionale e controllato. Le professioni preferite dallo scorpione sono la politica, la finanza e i servizi segreti. Ha buone predisposizioni per occuparsi di qualsiasi impresa a rischio. Lo sport preferito è la scherma. Il seme gettato nel solco viene ricoperto dalle zolle di terra e occultato agli sguardi. Da qui il motto dell'ottavo segno zodiacale: io nascondo. Lo scorpione ama il segreto, non rivela mai tutto di sé, nemmeno alle persone amate. Fondamentalmente, pensa che chi parla troppo si scopre, si tradisce, diventa vulnerabile e ne ha conferma quando lui stesso riesce ad approfittare della loquacità altrui per identificare i punti deboli delle persone e sfruttarli. Ben poco sfugge al suo nero sguardo penetrante, ma apprezza chi non si lascia spaventare e reagisce con intelligenza e umorismo. Nei momenti di emergenza è un amico o un compagno insostituibile, anche perché non rispetta la morale corrente ed è pronto a offrire asilo a chi fugge o protezione agli adulteri. Chi vuol vivergli accanto non si annoia mai, ma deve imparare a difendersi da certi suoi guizzi incontrollabili di crudeltà mentale. Non dategli mai l'impressione che vi ha davvero ferito, perché insisterebbe nel gioco. In compenso, è un compagno affascinante e pieno di risorse, soprattutto a letto. L'uomo scorpione ha il vero temperamento del seduttore, ma non lo esibisce mai. Non si vanta delle sue conquiste e le coltiva con estrema discrezione. In amore è ardente e infedele. La donna scorpione corrisponde un po' all'immagine di certe irresistibili dive anni 30, come la Marlene Dietrich di Shanghai Express. La vita sessuale ha per lei una grande importanza, ma ciò non esclude che sia una buona madre e attiva in casa. Il bambino scorpione è difficile da capire, anche perché gli piace mettere in imbarazzo i genitori con domande strane. Non cedete mai ai suoi piccoli ricatti, ma date grande spazio alla sua intelligenza. Lo scorpione con ascendente scorpione è più estroverso del consueto e molto ambizioso. Gli altri due segni d'acqua, cancro e pesci, smorzano la sua crudeltà. I tre segni di fuoco, ariete, leone e sagittario, costringono lo scorpione a modificare in parte la sua natura, ad affrontare la vita a viso aperto, anziché restando nell'ombra. Dei tre segni d'aria, Gemelli e Acquario rafforzano il lato plutonico dello scorpione e il suo gusto dell'intrigo. La Bilancia invece ha buone influenze etiche. Fra i tre segni di terra, lo scorpione trova maggiori affinità nell'ambizioso Capricorno, mentre il Toro e la Vergine sono un po' troppo normali per i suoi gusti. Quali sono i partner ideali dello scorpione? Paradossalmente, non i due segni d'acqua suoi fratelli. E qui comincia già ad affiorare la natura contestatrice dello scorpione, che ama fare il contrario di tutto quello che pensano e fanno gli altri. Pesci e Cancro possono rappresentare un'accoppiata felice per lo scorpione se certe tendenze masochiste di entrambi
riescono a combinarsi con le tendenze sadiche dello scorpione. A questo punto abbiamo delle coppie anomale, però felici della loro anomalia. Uno piange perché l'altro lo tormenta e l'altro tormenta perché gli altri piangono, e quindi diventa un gioco un po' curioso, forse un po' pericoloso, ma certamente interessante dal punto di vista della vita intima. Inoltre, tutti e tre i segni hanno in comune una forte genialità creativa e intuitiva. E dunque, su queste basi, si può stabilire un rapporto anche di lavoro, un'intesa intellettuale nettamente proficua, anzi direi feconda, se entrambi o almeno uno di loro abbraccia una professione artistica e creativa. Con i segni di terra l'unione è problematica ma stimolante. Ci sono grosse differenze fra i tre e le possibilità di reazione dello scorpione al loro temperamento. Con il toro, invece, di quanto accadeva per i due segni d'acqua, siamo perfettamente nella regola e si scatena l'attrazione fra gli opposti, anche perché ci troviamo a due segni molto sensuali e che sanno apprezzare le gioie, appunto, dei sensi con intensità. Naturalmente il temperamento è molto diverso. Il toro è un affettivo naturale, lo scorpione è un passionale innaturale. Però proprio da queste due scintille contrastanti possono esplodere fiammate di passione capaci di sopravvivere anche a urti o a crisi magari gravi, magari severe, ma che entrambi i coniugi possono superare con un balzo, recuperando certi fondamentali istinti che li spingono l'uno verso l'altro. Con il Capricorno ci può essere un conflitto di ambizioni, perché il Capricorno è un segno molto ambizioso e che non tollera di avere alle spalle qualcuno che cerca di incidere sul suo cammino programmato verso il successo. Lo scorpione che gli pone magari delle obiezioni conturbanti, che gli fa delle critiche sottili, che insomma si comporta un po' come il Machiavelli della situazione, rischia di mettere in crisi il Capricorno, che se ne risente irrigidendosi in una sorta di freddezza. Però se questo non avviene, la collaborazione fra i due è nettamente fruttuosa e molto produttiva. Più difficile, direi, l'intesa con la Vergine, che veramente non riesce a offrire allo scorpione una piattaforma abbastanza stimolante. La passione della Vergine per la quotidianità, per la regola, per il metodo, non può essere quasi capita da chi fa della regola un bersaglio invece di sregolatezza e del metodo un bersaglio di contravvenzioni. Quindi fra i due l'intesa può essere possibile solo se ci sono altri elementi nei temi natali di entrambi che favoriscono una confluenza di interessi e di possibilità. Coi tre segni d'aria lo scorpione può avere invece maggiori possibilità di intesa. Prima di tutto perché con due di essi, e soprattutto con i gemelli, ma in parte anche con l'acquario, ha in comune un forte senso dell'umorismo e un netto disprezzo per le convenzioni. Intendiamoci, gemelli e acquario non sono così scopertamente anticonformisti come lo scorpione, però sanno adattarsi benissimo alle sue tendenze derisorie nei confronti di quello che è convenzionale, formale, precostituito. Sono
lontani tutti e tre dai pregiudizi, e quindi su questa base ci può essere una buona intesa. Naturalmente l'acquario è meno propenso a lasciarsi sfruttare dalla crudeltà dello scorpione e riesce a sfuggire creandosi un proprio spazio di indipendenza, mentre i gemelli sono più vulnerabili e quindi l'unione è forse più precaria di quella con l'acquario. Con la bilancia si creano a volte situazioni straordinarie, ossia proprio perché è affascinato dalla tentazione di infrangere la legge, di infrangere la regola, di non rispettare le massime etiche, lo scorpione trova nella bilancia una sorta di interlocutore che gli piace e quindi, magari con grosse discussioni, magari con qualche burrasca o addirittura con qualche allontanamento temporaneo, l'intesa fra bilancia e scorpione si può sviluppare in un modo interessantissimo. Cosa accade con i tre segni di fuoco? Con l'Ariete lo scorpione ha il gioco fin troppo facile. L'Ariete è ingenuo, impetuoso. Lo scorpione può esserne divertito all'inizio, ma a volte si annoia. Bisogna che l'Ariete abbia in sé elementi non troppo semplici che possano dare allo scorpione la possibilità di trovare almeno un terreno di discussione. Col Sagittario l'intesa è buona, in una sorta di rassegnazione da parte dello scorpione. Lo scorpione è commosso dall'ingenuità del Sagittario, dal suo ottimismo, dal suo slancio, e al tempo stesso impara dalla vicinanza del Sagittario ad essere più rispettoso del benessere altrui. Col Leone invece le conflittualità possono essere anche pesanti. Ci troviamo di nuovo, come col Capricorno, di fronte a un segno molto ambizioso, ma con delle modalità così scoperte e così decisamente contrastanti da creare più un campo di battaglia che un'alcova d'amore. Naturalmente, se ci sono forti attrazioni di altro tipo, la coppiata sarà senz'altro interessante e niente affatto noioso.